Eccitazione ed agitazione, tensione alle stelle o meglio alle 5 stelle subito dopo l'ufficiale chiusura dei seggi e l'inizio delle operazioni di spoglio delle schede, che avrebbero finalmente decretato il vincitore di queste amministrative caratterizzate da continui colpi di scena. Sin dal primo momento un vantaggio netto e oltre le aspettative è quello ottenuto dalla candidata pentastellata Rosa Capuzzo, al ballottaggio con il candidato vicino al centrodestra ma sostenuto da due civiche Gabriele Di Criscio, che ha ottenuto 40.020 voti, circa 2.000 in meno rispetto a quelli conquistati nel primo turno. Un vantaggio virtuale e temporaneo che è divenuto poi una concreta e definitiva vittoria, che ha trasformato il volto teso e agitato della candidata grillina in uno sguardo felice e permeato di incredulità. Oltre il 70% delle preferenze conquistate, con circa 3.000 voti in più ottenuti rispetto al primo turno, ha reso la vittoria di Rosa Capuzzo un traguardo senza precedenti, quasi un plebiscito in un comune, quello di Quarto, che tornava alle urne dopo un rumoroso scioglimento del Consiglio Comunale per Camorra. Grande è stato il supporto e il calore che l'ormai sindaco ha ricevuto dai cittadini, in particolare dal vicepresidente della Camera Luigi Di Maio e dal deputato grillino Roberto Fico, che hanno condiviso con la candidata pentastellata questo importante momento. Una data che segna senza dubbio l'inizio di un nuovo percorso e che attribuisce al Comune di Quarto diversi importanti primati. È la prima volta infatti che a occupare la sedia più importante sarà una donna e soprattutto Quarto sarà il primo comune campano a diventare pentastellato. Ad accompagnarlo altri 4 comuni italiani in cui si è affermato il Movimento 5 Stelle. Per di più, mai come in questa occasione, il Consiglio Comunale Quartese vedrà così tante donne sedere in assise. 9 per la precisione, il che rappresenta non solo un record per la città di Quarto, ma anche e soprattutto un forte segnale per l'Italia intera. Ben 15 seggi assegnati al Movimento 5 Stelle, che potrebbe tra l'altro contare anche su Luigi Russi in seguito al sostegno manifestato dopo il primo turno. La lista Forza Gabriele potrà contare invece su 3 seggi, mentre saranno 2 quelli assegnati alla lista Insieme per Quarto, a cui va aggiunto il posto in assise per Gabriele Di Criscio, sfidante nel ballottaggio. Solo 2 seggi per Giovanni Santoro, che avrà al suo fianco un altro membro della lista nata a suo sostegno. Unica nota dolente di queste entusiasmanti amministrative comunali, il forte astensionismo registrato, con una percentuale di votanti pari circa al 43%. In ogni caso, una vittoria storica e l'inizio di un nuovo ciclo per un paese da troppo tempo senza una guida che lo rappresenti.